Ospite gradito di questo appuntamento, Ciro Cardinale, gloria del basket molisano, sia da un punto di vista tecnico come giocatore che da un punto di vista tecnico da allenatore. Com'è l'attuale situazione del basket, a tuo avviso, Ciro, in questo momento? Ma l'attuale situazione relativa a questa pandemia e quindi al disastro che è successo in questo momento per tutti, ti riferisci a questo, quindi al fatto che non si gioca, non si frequentano i campi, non si sta tutti insieme. E quindi questo porta effettivamente ad un disastro anche economico, perché al di là delle atroci morti, di quello che stiamo passando, che stanno passando tutta Italia, c'è da riscontrare, e se purtroppo stiamo vivendo sulla nostra pelle questa grave crisi economica, e quindi anche il fatto della chiusura di tutti gli sport, che in ogni caso sono un volano economico in tutti i sensi, e quindi il basket in primis ne ha subito tanto con la chiusura di tutti i campionati. Qual è invece a tuo avviso, dal tuo particolare osservatorio, la situazione del basket molisano? Ma diciamo, bisogna fare sempre il solito distinguo, nel senso che c'è il capoluogo che da sempre ha tirato e ha trainato il basket molisano, tranne in alcuni momenti dove per una serie di vicissitudini anche economiche, appunto, dove c'è stata un po' di crisi industriale, quindi quello che c'era di buono sul mercato poi veniva diviso tra varie società e questo non faceva bene al movimento. Adesso si è puntato sul basket femminile, la Magnole sta facendo benissimo praticamente. Onore a Mimmo Sabatelli e a tutto il suo gruppo che sta portando avanti questo progetto, che per una realtà come Campobasso può essere anche ben dimensionata, ben seguita e ben costruita. Per quanto riguarda invece il basket maschile, con le due realtà Inci Gold, Iserni e Benafro, anche lì chiaramente si sconta un problema economico notevole, e anche il fatto che in ogni caso, per un certo lasso di tempo non sono uscite, promesse, non è uscito un ricambio a livello giovanile, per cui queste realtà hanno sempre dovuto fare i conti poi con la necessità di andare ad acquistare al di fuori del mercato molisano, e quindi con i costi che poi tutti conosciamo. Speriamo che una delle due possa piano piano riprendere e riportare il basket in Serie B, che può essere, diciamo, ben sostenuto. Parlavi di questo discorso del settore giovanile, che cosa bisogna fare per attrarre, per creare nuovi talenti in Molise, a tuo avviso? Ma attrarre nuovi talenti, il problema è sempre la base, cioè avere un maggior numero di ragazzi che fanno attività sportiva, avere più ragazzi che praticano questa chiaramente del basket, e quindi diciamo che tutto sommato poi a Isernia c'è l'Accademia che sta facendo un ottimo lavoro, sta puntando su ragazzi di qualità, sta lavorando sulla base di ragazzi molisani. E quindi ci vorrà un po' di tempo, ma porterà i suoi frutti. Chiaramente è il lavoro che paga, devi lavorare, 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 mai smettere. Nel discorso che ci facevamo ieri, parlavamo appunto del fatto che cosa è cambiato. Non è cambiato nulla nel basket, bisogna solamente lavorare e avere tanta passione. Se hai questo, e poi se sai leggere e scrivere, il basket non cambia.